Grandi occasioni mancate queste qua. Però una vecchia conoscenza mia e soprattutto del Gottardone, adesso collegato, bisogna dare anche una certa atmosfera a questo collegamento con il signor Vescovo, perché c'è un Vescovo collegato con noi, una persona molto cara a me, al signor Gottardo, ripeto, certo. Da Maranello. Prega per noi. Da Maranello prega per noi, assolutamente, no? Per noi, per la nostra salvezza. E anche per David. Il mitologico Olumide Johnson. Buongiorno, buonasera. Buonasera, caro Vescovo. Buonasera, signori Luciano, come stai? Non c'è male, caro Vescovo, non c'è male. Senta, Vescovo, ricordiamo che il Vescovo Olumide Johnson... Vescovo di quale chiesa, chiedo scusa? Muto. Sì, sì. Il Vescovo Olumide Johnson è il fondatore, il Vescovo, il capo praticamente del movimento cristiano Anime per Cristo, caro Vescovo. Allora, come ha accolto lei, Vescovo, il Green Pass, l'introduzione del Green Pass? Il Green Pass, come noi sappiamo, è un'attestazione digitale introdotto nel 2020, questo anno. Sì, questo lo sappiamo. Ma per me fa di parte di tutto il sistema. Ah, fa parte del sistema. Scritto. Fa parte di tutto il sistema, sì. Cioè fa parte del sistema di controllo praticamente, di controllo. Come ho detto nel mio libro, siete ragione, perché questo fa parte di riprogrammare la mente umana. Ah, riprogrammare la mente umana, perché ricordiamo anche a Parenzo che il Vescovo Olumide Johnson ha scritto un meraviglioso libro dal titolo Sette ragioni dietro il coronavirus. E dunque il Green Pass, diciamo, esteso a tutti i lavoratori, lei lo vede come un provvedimento quasi dittatoriale, caro Vescovo, no? Sì. Perché anche oggi ho letto che l'America, allora il governo italiano, aveva obbligato i suoi cittadini a fare il Green Pass. Per me è un atto irresponsabile e antidemocratico per qualsiasi governo di votare quello tipo di leggi. Benissimo, un atto antidemocratico. Lei da Maranello, dalla sua chiesa, dice un provvedimento antidemocratico. Scusi, lei è ancora in collegamento con l'aldilà, con il Signore, cioè con Dio, cioè ha ogni tanto dei colloqui? Ma figurati. Che cosa dice? Sempre, ha detto qualcosa anche su Green Pass, su questi provvedimenti recentemente, quando lei ci ha parlato o no? Perché sappiamo che siamo stato di dittatura. Sì. Siamo nel regime in questo momento. Sì, non ho capito. Perché questi stanno giocando sulla stato mentale delle persone. Sì. No, scusi, signor Vescovo, non ho capito. Lei ha parlato con Dio. Fammi sentire. Non ho capito cosa ha detto. Ha parlato con Dio. No, ma con rispetto. Sentire bene, perché parla un italiano non perfetto, ma facilmente comprensibile a tutti. Allora, la cosa fondamentale che dice il Vescovo è questa: vogliono riprogrammare la mente delle persone, giusto, signor Vescovo? Sì. Chiama Vescovo. Sì, sì, sì. Ma i vaccini fanno parte di questo programma? Vaccinazione, obbligo di Green Pass, fa parte di tutto il sistema. Di tutto il sistema. Per esempio, c'è un signore, un cardinale cattolico, che è cardinale Carlo Maria Vigano. Vigano, importantissimo. Sì. Anche lui ha parlato di questo a livello suo, a livello della sua conoscenza, come uno di arcivescovo cattolico. Sì, okay. Non c'è dubbio, ma ha parlato anche lui di nuovo ordine mondiale, non c'è dubbio, di nuovo ordine mondiale. Sì. Ora, lei sostiene che esiste un nuovo ordine mondiale che vuole riprogrammare la mente dell'uomo e che vuole sostanzialmente iniettarci dei vaccini per controllarci, giusto? Sì, in collaborazione con organizzazione mondiale della sanità. Anche il Ministero della Salute dei Paesi. Non c'è dubbio. Senta, un'ultima cosa, caro Vescovo. Aspetta, un'ultima cosa. Ci sono delle famiglie, vogliamo ripetere i nomi delle famiglie che fanno parte del nuovo ordine mondiale, che è molto importante. Quella, lei dice, la famiglia Astor, la famiglia Bundy, questa è molto interessante, la famiglia Collins, la famiglia DuPont, se non sbaglio, la famiglia Freeman, la famiglia Kennedy, la famiglia Lee, questa è una novità, la famiglia Onassis, la famiglia Rockefeller, Rothschild, Russell, Von Duin e anche la famiglia Merovingi. Ora io ho una curiosità, chi sono questi Merovingi? Questi sono famiglia, ma anche come individuali oggi abbiamo la monarchia britannica, il comitato dei 300 leader della monarchia. Questi che fanno?
Regina Elisabete, Abdullah di Doda, tanti tanti nomi anche in Italia, ci sono persone in Italia che famoso, ricco, che fanno parte di questo. Fanno parte è un sistema. È un sistema. È un sistema, ma solo che popolo, sì? Deve, perché questi stanno giocando sulla mente, sulla stato mentale delle persone. Ecco, ma dentro il vaccino che cosa c'è, Parenzo? Che questo è il punto. Il vescovo sa che cosa c'è dentro il vaccino, sì, perché è in collegamento con Dio, cioè parla, ecco, parla spessissimo con Dio, ho giusto? Un'obiezione e solo su questo. Petrella. Ha ispirato Petrella il vescovo Lumide Johnson. Dimmi Lumide, dimmi. Quando è venuto il mio ufficio, ti ho dato una foto della mia profezia di questo anno. Sì, la tua profezia. Okay? Sì. Se legge quella profezia, sì, ho scritto, sì, ci sarà una deviazione che è antezione di Covid, sì, nel 2021. Sì. Guerra e crisi saranno create in Modo Oriente. Sì. Nuovo gruppo terroristi sorgeranno da Afghanista. Ah, tu avevi previsto, praticamente, hai previsto la. Tu hai la foglia in mano, vai leggelo. Sì, no, ma ce l'ho qui davanti. Il problema oggi, sì, che le persone non stanno ascoltando le voci fuori di coro. Le voci fuori dal coro, quello è Mario Giordano. È Mario Giordano quello, Lumide. No, chiedo scusa, signor Vescovo, giusto? Devo chiamarla così, signor, sì, Vescovo. C'è che deve avere rispetto, il signor Senta, Vescovo. No, sì, rispetto assoluto. Sì. Vescovo apostolico della Chiesa Cristiana. Di Chiesa Cristiana, Vescovo di una chiesa che si è fondato lei, ma va benissimo lo stesso. A me va bene tutto. Mi va bene che lei sia il vescovo di una chiesa che si è fondato. Mi va, sì, bene che lei ha fatto, allora, la profezia dicendo che addirittura ha pregato per noi. Cosa, ha pregato per noi. L'unica anche cosa sulla quale la pregherei di andare cauto è il fatto che lei ha parlato con Dio e che Dio le ha risposto sulla vicenda dei vaccini, perché secondo me, caro vescovo, con tutto il rispetto, al delirio c'è un limite, ma lo dico davvero con un rispetto immenso, no, che ho per la sua chiesa. Nella Bibbia ci sono persone che sono chiamate come profeta, esatto, le profete, anche nel, sì, nostro tempo, sì, c'è profeta, ma il problema profeta che abbiamo oggi il profeta, cioè abbiamo un problema enorme spirituale. Certo. Io sono profeta, lui e profeta, sono teologa. Io senta, lei è un profeta. Guarda, sì, caso, come profeta, l'unica trasmissione che la ospita è questa qui, visto che lei è un profeta. Perché e si chiede perché? Una trasmissione intelligente. Bravo, sì, bravo. No, questo, no, questo non si può dire. Siamo nella società che, sì, vuole solo ascoltare persone che parlano quello che loro vogliono. Grazie, vescovo, a presto. Grazie. Vescovo è un grande, vescovo è un grandissimo. Vescovo è un insulto rispetto agli altri vescovi. Vescovo ieri è grandissimo, vescovo Francesco è da un Firenze, insulto. Francesco da Firenze. Chiamare vescovo Francesco questo. Da Firenze. Francesco, dimmi. Buonasera a tutti. Oh, naturalmente qua, auguri.